Ciao a tutti dallo stand Acer, siamo qui per conoscere la famiglia di Acer Liquid Z6. Onestamente sul modello base andiamo un po' a bypassare l'argomento perché si tratta di un modello che è dotato soltanto di 1 giga di memoria RAM. Questo sta a significare che effettivamente nel 2016 potreste avere già difficoltà con le applicazioni disponibili sul mercato. Al di là di questo introduciamo quindi il modello Z6 Plus, che invece è caratterizzato da una diagonale da 5,5 pollici, risoluzione Full HD. Abbiamo un processore octa-core, diciamo come ci si aspetta su un modello di questa fascia di prezzo, 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna. Quello che è importante sapere è che abbiamo anche una fotocamera da 32 e una fotocamera da 13 megapixel, scusate. Quella frontale invece è da 5 megapixel e in particolare abbiamo una batteria da 4080 mAh. Questo che vedete in basso non è un pulsante fisico, cioè non è solamente un pulsante fisico, ma è anche il lettore di impronte digitali. Il corpo è in metallo levigato sulla back cover e devo dire che offre un buon feeling al tatto. Infatti, devo dire la verità, non mi risulta sfuggente, forse non mi piacciono tanto, diciamo, questi punti in cui si intersecano i due lati della back cover. Al di là di questo devo segnalarvi che si tratta di uno smartphone molto leggero, perché siamo intorno ai 126-130 grammi di peso, e questo verrà distribuito in Italia a partire da dicembre a circa 249 euro, quindi in competizione anche con i modelli Arcos di cui vi abbiamo parlato nell'altro stand. Come possiamo vedere si tratta di Android Marshmallow con alcune personalizzazioni da parte del produttore che prevedono alcune applicazioni preinstallate, come ad esempio alcuni giochi in versione demo come l'Era Glaciale, Asphalt Nitro e via discorrendo, ma al tempo stesso dobbiamo dire che comunque si tratta di un'interfaccia molto pulita e che va ad aggiungere poche novità in più. Ad esempio Acer sta provando in combinazione, diciamo, con TomTom ad entrare nel mondo delle mappe. Se questo riuscirà, diciamo, solo il tempo ce lo potrà dire. Acer Liquid Z6 è quindi una nuova famiglia di prodotti che vengono immessi sul mercato da parte di Acer, ma di cui forse si sentirà parlare solo del Z6 Plus. Arriverà sotto Natale, quindi bisognerà vedere come si inserirà e come concorrerà con lo street price di molti altri smartphone che sembrano meglio dotati, come ad esempio Huawei P9 Lite, che ormai si trova già vicinissimo anche sotto al prezzo di listino di Acer Z6 Plus. Al di là di questo devo dire che il form factor mi è piaciuto, lo trovo gradevole sia alla vista che comunque al tatto, ma bisogna vedere che cosa può offrire Acer nel settore smartphone, dato che abbiamo visto che si sta concentrando molto di più sulla sezione PC. Con questo è tutto per quanto riguarda lo stand Acer, ovviamente vi invito a lasciare anche voi un commento in modo tale da farci conoscere la vostra opinione su questi prodotti. A presto!